sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Io sono venuto, permettetemi, solamente per chiedere scusa ai tifosi alla piazza di Lecco, perché nella mia gestione è sicuramente il punto più basso e quindi credo che sia giusto metterci la faccia e chiedere scusa a tutti, perché questa è una piazza a cui tengo molto e voi lo sapete. E terza sconfitta di fila, oggi prendere 3 gol è veramente una cosa che dove sento il dovere di chiedere scusa a tutti. Non ho parlato le altre volte perché ha parlato il Presidente, ora mi sembra doveroso fare questo gesto, e in più chiaramente vi dico che è giusto che da stasera siamo tutti un po' in discussione, soprattutto secondo me i giocatori, perché delle prestazioni del genere non sono giustificate. Avete domande? Sì. Ci aspettava un cambio di una sterzata, no, dalla squadra. Non sono bastati i doppi allenamenti, non sono bastati probabilmente gli discorsi fatti e chiarimenti che avete avuto nel corso della settimana a dare questa sterzata alla squadra, perché quello che si è visto in campo è una squadra rassegnata. Sì, no, non siamo riusciti a dare la sterzata, ecco perché sono venuto in conferenza stampa, perché è doveroso. Credo che ognuno di noi deve prendere atto di quello che sta accadendo. È chiaro che è un dispiacere, un grosso dispiacere, non è servito a niente. Credo che la squadra è entrata in campo con paura, nei primi minuti sembrava che aspettassimo di prendere gol, e al secondo tempo siamo di nuovo entrati in campo con paura. Vanno loro in campo, devono sicuramente cambiare atteggiamento, perché così si fa poca strada. Sì, c'è qualcosa oltre, secondo me. C'è una squadra che doveva, per ragioni di classifica, per ragioni tecnico-tattiche, per ragioni morali principalmente, mettere o iniettare il sangue agli occhi e salvare il proprio allenatore. Questo non solo non è avvenuto, ma secondo me ha manifestato la squadra intesa una certa carenza dal punto di vista proprio caratteriale, una carenza che di questo passo, indipendentemente dagli allenatori che ci saranno o non ci saranno, non trasmette molto bene. In classifica Lecco nelle ultime partite ha perso tipo 7-8 posizioni, ma classifica è corta, l'ultimo posto non è lontano. Quindi evidentemente qui non c'è solo da discutere dell'allenatore, del direttore sportivo, ma principalmente dei giocatori, e come in ogni squadra principalmente dei giocatori più anziani. Non so qual è il suo pensiero. No, credo che ci sia un concorso di cause, sicuramente di colpe, un concorso di colpe. Quindi è inutile pensare alle settimane antecedenti, e credo che tutti noi dobbiamo metterci in discussione, perché sono state settimane un po' pesanti. E quindi è normale che si sono un po' riversate un po' sulla squadra, è inevitabile. E quindi bisogna essere lucidi nei ragionamenti, e credo che sia giusto, insomma, non c'è da salvare niente, c'è da dire solamente che tutti dobbiamo metterci in discussione. Perché le settimane che abbiamo attraversato credo che non siano state settimane normali. E questo è il punto più basso di una serie di settimane non passate bene. C'è da dire però, e concludo poi, che in campo ci vanno i giocatori. Sì, infatti io dico tutti, completamente messi in discussione. Tutti in discussione, ecco perché io vengo a parlare adesso, tutti in discussione. Perché non si può addossare la colpa solamente su una situazione, cioè sul direttore sportivo, sul mister o sui giocatori, ma il discorso dovrebbe essere un po' più ampio. No, non si deve, ma non si fa neanche da adesso. No, ma adesso credo che hanno fatto vedere delle cose questo gruppo, e sicuramente noi non abbiamo aiutato la crescita di questo gruppo, però al tempo stesso bisogna azzerare le partite. Non abbiamo aiutato, mi metto anch'io, anche se credo di essere la persona che ha meno colpo. Questa settimana si era optato per i doppi allenamenti, la prossima settimana, considerato che è andata anche peggio rispetto a Lecco Albino Leffe, come si svilupperà, si continuerà su questa linea, si toglie il giorno di riposo? No, adesso valuteremo col Presidente.
che credo che dopo, insomma, lui comunque ha sempre detto, no? Ha sempre minacciato determinate cose, credo che sia giusto confrontarsi prima con lui e andare avanti. Pozzoni, Federico, ci senti? Vai pure. Mi sento, sì, direttore, buonasera. Mettere in discussione i giocatori concretamente significa in funzione del mercato di gennaio? No, c'è qualcosa di più ampio del gennaio, del mercato di gennaio, ribadisco. Bisogna capire ora cosa accade. Vorrei dire tante cose, ma non le posso dire, non le voglio dire. Non sono uno che si arrende, però è presto per parlare del mercato di gennaio. Sono tante cose in queste settimane che non sono andate. Io credo di avere una certa dignità e di meritare rispetto. Quindi ci metto la faccia, ce l'ho sempre messa, ma ce la metto per la piazza, non dico la mia piazza perché ovviamente sono molto legato a questi colori. E questa settimana l'ho ribadito nel discorso di martedì. Onorate questa piazza merita tanto rispetto. E vedere oggi 130 persone che allontanano la squadra è una cosa veramente che ti tocca. Quindi se abbiamo dignità, se questo gruppo ha dignità, prescindendo da quello che accadrà nei prossimi giorni, deve tirar fuori gli attributi. Lecco FM, c'è qualcuno? Davide Tagliabue. Di Federico, eccomi. Buonasera DS. 3-0 è un risultato pesante, adesso arriva un Südtirol e quindi potrebbero continuare le difficoltà. Secondo lei, nel concreto, qual è il modo migliore per cominciare subito la settimana prossima a far punti? Il problema non sono gli avversari, il problema siamo noi in questo momento, quindi non siamo riusciti a rialzarci e dobbiamo sicuramente ora riflettere un attimino, perché ecco perché sono venuto qui, per anche apportare un po' di calma, perché credo che nei post partita bisogna avere un po' più di lucidità e secondo me quelle situazioni hanno sicuramente un po' influito. Roberto, Fuggerio, a posto. Altre domande? Sì, se posso io. Sì. Vai. Potrebbe essere a questo punto, da uomo di sport, da uomo di calcio, di esperienza, nonostante sia giovane, una ricetta o comunque quella strada? Ne avete provato tanto? Abbiamo provato tanto per reagire a delle situazioni che alle volte siamo create anche noi, questo è anche giusto dirlo. E quindi abbiamo subito una pressione, secondo me, troppo forte per quello che era il momento, rispetto anche ad altre piazze che invece la vivono con più calma e sconfitte. Un po' troppo pressione, ora bisogna capire come si deve andare avanti, perché si può parlare di tutto, bisogna capire come si deve andare avanti, perché se andiamo avanti come siamo andati nell'ultimo periodo, sicuramente non facciamo tanta strada. Io ho troppo rispetto della gente di Lecco per non dire queste cose. Credo che bisognerebbe fare una riflessione un po' più profonda. Ribadisco, una riflessione più profonda, perché non ho parlato in queste settimane, perché quando parla il presidente, lui il patron parla lui, però adesso penso di aver dimostrato qualcosa da quando sono arrivato a Lecco, e credo che la dignità vada più avanti a prescindere da tutto. Se si deve andare avanti, si deve andare avanti certe con certi crismi e con certe situazioni. Se non ci sono altre domande... Ha sentito il Presidente? Certo che l'ho sentito anche durante la partita. Non è venuto, proprio per non dare alla squadra, e vedremo. Certo, la decisione sicuramente spetta a lui, in generale. Come si diceva poco fa, mister, doveva essere la partita in cui la squadra avrebbe dovuto, al di là della risultata dell'impegno, far capire che voleva dare una mano anche allo staff tecnico, ma tutto questo purtroppo in campo non si è visto, perché io credo di aver visto nel Trento una delle squadre più normali in assoluto in questo girone fino ad ora. Solo che noi siamo stati veramente inconsistenti. Sì, sono d'accordo. Onestamente mi aspettavo anch'io che fosse un po' la partita della vita, però questo non è successo e ho visto la squadra scarica rispetto al solito, perché abbiamo avuto occasione a partire con Tordini e poi comunque siamo qua a dire le solite cose, seconda punizione gol,
sulla battuta e il calcio da, secondo calcio d'angolo, cioè. Beh, se ricordiamo, se ricordiamo le situazioni in cui abbiamo fatto gol da palle inattive sono una marea. Sì, sì, no. Vuol dire mi dispiace che non abbiamo imparato niente. No, mi dispiace che nonostante questa settimana punitiva, perché comunque fare 10 allenamenti è una settimana punitiva, si è praticamente provocato il contrario, cioè una squadra scarica e scarica, che la parola giusta è quella, quindi aver cambiato settimana probabilmente non ha pagato e quindi è così, mi dispiace molto di questa cosa perché non fa parte del nostro DNA, delle partite che abbiamo sempre fatto e non abbiamo mai battuto colpo su colpo, siamo stati teneri e nel momento in cui dovevamo essere belli feroci nell'aggressività, nelle palle inattive, nel non farci trovare impreparati, puntualmente. Sembra anche, mi perdoni, che arriviamo sempre secondi sulle palle. Sì, ma è la prima volta, adesso non è che possiamo esagerare, perché è da... No, io parlavo di questa partita. Sì, sì, infatti, sì, è vero. Probabilmente la squadra era scarica. Se devo fare 10 allenamenti una settimana, lo posso anche mettere in preventivo. Però al di là di quello, è da quando siamo stati quinti in classifica che continuano a rompermi i coglioni. Non so per quale motivo. Prima o dopo, a forza di dai e dai, c'è stata questa inversione incredibile perché 7-8 partite che non riusciamo a vincere. Però, ripeto, io non mollo niente perché sono convinto di quello che faccio e mi dispiace solo che mi aspettavo, come hai detto tu, più carattere, più personalità nell'affrontare determinate situazioni. E le avevamo affrontate nel primo periodo, dove eravamo belli sereni e tranquilli, adesso non abbiamo perso la serenità, abbiamo perso tutte le varie certezze che avevamo creato. Cercato di rinforzare il centrocampo per i 20 minuti, ma siamo partiti male e nel momento in cui dopo siamo tornati con i mediani abbiamo rischiato meno, anzi non ho più tirato in porta, però neanche noi. È mancata quella lucidità che qualche volta c'era, oggi proprio non c'è mai stata. Sia in mezzo, dietro, davanti in generale nel discorso di reparto. Non ha chi tirato un po' questa volta. Sì, sto parlando di che c'è stata solo l'occasione di Trollini che l'aveva incornata comunque bene. Basta, poi per il resto dispiace perdere sempre sulle solite situazioni, no? Perché come ripeto, se ti tirano in porta 15 volte, fanno 3 gol, ci sta. Ma prendere 2 punizioni, una sbattuta va dentro, è un corner e prendi 2 gol. E siamo qua a dire le solite cose, abbiamo fatto la zona le prime 5-6 partite, poi siamo andati a uomo, poi siamo tornati a zona, adesso siamo ritornati a uomo e la musica è sempre la stessa, e gli interpreti non cambiano. Purtroppo io la prima di una serie di domande che devo fare, la prima è più importante di essere aspettato. No, beh, se qua a me non mi interessano, io vado avanti per la mia strada. E non esiste. Poi le decisioni spettano agli altri. Mi sono dimesso solo una volta perché non venivo pagato e quindi sono andato a casa, ma questo qua non esiste. Cioè, non esisterà. Sì, sì, no, io faccio il mio lavoro e ci sta. Però non mi interessa questa cosa, io vado avanti e cerco di andare nella squadra nel miglior modo possibile. Oggi non è stato così, però è stata anche una settimana diversa da tutte le altre. E fatalità, abbiamo perso la prima volta nettamente, perché per 3-0 non abbiamo mai preso neanche 2-0. Se fosse a Trieste, basta, in 15 partite. Quindi mi dispiace questo. Se deve essere la continuità, essere dentro in playoff e fare settimane di allenamenti, va bene. Ecco, mister, il segno
netto del cambiamento può essere questo, questa fiducia in giocatori molto esperti, soprattutto dalle tre quarti sul Portogallo. Però là io mi appello alla sua esperienza calcistica di uomo di Serie A, come calciatore poi di allenatore di lungo corso. Com'è possibile che giocatori così esperti, così di spessore, che hanno vinto campionato, hanno giocato in B, hanno giocato in C ad alta classifica, di fronte a una settimana in un ambiente come questo, sostanzialmente si squaglino? Com'è possibile che si verifichino? Al di là dell'eco, potrebbe essere una cosa. Probabilmente non gli è mai successo di fare questa settimana qua. Perché? Sarà capitato di fare due allenamenti? Beh, no, 10 allenamenti. Però, ripeto, non voglio scusare nessuno, ma ho detto subito che mi aspettavo una partita diversa, soprattutto a livello caratteriale. Perché poteva essere la partita della svolta, poteva essere la partita della reazione, no? Per cercare di tornare alla vittoria, a partita della vita. Però non è stato così, come dico tu. Cercato di mettere dentro un po' più di esperienza a discapito della gioventù, però si vede che non è stato efficace, non si vede, non è stato efficace assolutamente. Questo hai ragione. Purtroppo no, scusami, l'ultima domanda purtroppo sgradevole, il rapporto con i suoi giocatori. Lei, un allenatore, lo percepisce? Si sente apprezzato dai suoi giocatori, si sente in qualche modo, non dico amato perché non si è mai amati da capi, però ecco. Ho ricevuto da parte loro degli attestati di stima e di fiducia, ce la stanno mettendo tutta, eccetera. Io posso solo pensare che magari l'ultima settimana è stata abbastanza pesante a livello di testa, però pensavo che ci fosse comunque una concentrazione diversa, soprattutto un carattere diverso. Però, ti ripeto, non è stato così e comunque sì, è un po' una sorpresa per me. Visto le parole, capito? Ci siamo capiti. Fa parte, può darsi che riesci, reagisci all'incontrario senza volerlo. Le parole sono una cosa. Posso io capire, io ho avuto 36 allenatori. E quindi ho visto 36 spogliatoi diversi e qualche volta qualche giocatore, un allenatore camminava e il giorno dopo cambiavano allenatore e correvano. E non è il nostro caso perché non è mai successo, a parte oggi. E questo segnale mi dispiace, mi dà fastidio, non vorrei che fosse stato caricato troppo tutto questo sistema. Perché comunque, però, ripeto, non sono più giocatore, devo pensare a tirarci fuori da questa situazione e fare le robe più facili possibile, senza tanti dettami, però dopo ci sono anche i giocatori che vanno in campo, quindi puoi fare poco, siamo partiti per cercare di imporre, invece ci siamo sempre fatti sorprendere. In ripartenza andavamo fuori in avanti e la difesa scappava via. Nonostante avessimo rinforzato il centrocampo, visto che sono partito con Rosini e Cragli interni, e Galli per essere un po' più bravi di testa, andare sulle seconde palle che avevano un schermo alto, però non sono stati efficaci nelle uscite su tre quarti loro, sulle punte che andavano incontro, se ne eravamo sempre dietro. Non belli aggressivi come siamo stati per gran parte di tutte le partite del campionato. Questa è una bella delusione, però da parte mia ce la metterò tutta, è il mio lavoro e situazioni così non ne sono mai successe, fortunatamente, perché però c'è sempre una prima volta. Da giocatore sì, da allenatore normalmente, cioè normalmente non è avuto un filotto così. Matteo, sì. Allora, mister, intanto per cominciare, per capire a chi dobbiamo attribuire la paternità della settimana di doppio allenamenti a questo punto. Pensavo fosse una scelta condivisa, ma mi sembra che fosse condivisa per il fatto che comunque bisogna mettersi in discussione e cercare di fare qualcosa di più magari a livello mentale. Li hai visti carichi come le altre volte. Quindi
bisogna cercare di trovare delle soluzioni con lucidità, perché se poi devo arrivare la domenica scarico e... cioè, non, te l'ho detto, io di allenamenti non l'ho mai fatti da giocatore, quindi non posso capire com'è. Ho cercato di alleviare più possibile la settimana, farla diventare leggera, però non male che... E poi c'è la domenica dove devi andare forte e stasera non abbiamo fatto per niente. Però quindi a questo punto è stata presa dal presidente, dal direttore, da... Sì, nel momento in cui la società dice di fare qualcosa, devi accettare. Cioè, non è che possiamo fare continuamente e roba del genere. Lo accetti e cerchi, però vista com'è andata, per il momento non sta pagando. Perché è un risultato così netto, a parte che sono stati sempre macchiati dalle solite due palle native e dall'ultimo che è stato una palla persa ormai a minuti di recupero. Pozzoni, una domanda, vai pure. Semplicemente una curiosità, buonasera. Mi hanno colpito un paio di esplosioni iniziali, cioè quelle di Tordini e di Petrovic. E Tordo aveva la caviglia che in settimana abbiamo centellinato, però gli dava fastidio. Nel momento in cui superava i 40-50 minuti di allenamento cominciava a toppicare e quindi lo capiamo da soli che più di 30 minuti non potevi dargli e così è stato fatto. Abbiamo cambiato al quarto d'ora e comunque un giocatore da recuperare ha avuto questo fastidio, questo problema che sta risolvendo, però si vede che ci vuole un po' di più tempo, però almeno per mezz'ora è andato forte. L'Eco, il TM, Davide, ci sei? Buonasera mister. Ciao. Volevo chiedere, in fase offensiva, Ganza ancora servito molto poco, un po' fuori dal gioco, volevo chiedere come prima impostare la partita offensiva quest'oggi. Eravamo partiti con i due centrocampisti, con i tre centrocampisti e le due punte che dovevano duettare tra di loro, però non siamo mai riusciti a trovare linee di passaggio. Nel momento in cui le trovavamo c'era questa ripartenza che nei primi 20 minuti, nonostante non abbiano tirato, però hanno recuperato dei palloni che poi gli hanno permesso di fare un paio di punizioni e un calcio d'angolo e lì sulla seconda punizione abbiamo preso gol. Ragazzi, cioè, abbiamo preso gol sul solito leitmotiv stesso, palla inattiva e prendi gol. È una cosa incredibile, cioè, abbiamo lavorato tutta la settimana per stare attenti ai saltatori, sulle marcature, eccetera, e ancora una volta ci siamo fatti sorprendere. Lì, l'autostima e tutto quanto, poi c'è una... Può capitare, ma non riusciamo più a reagire. Abbiamo reagito contro la Virtus in casa, l'ultima, eccetera. Stavolta non abbiamo neanche fatto quello. E quindi è veramente una cosa che abbiamo cercato di risolvere andando a zona, marcando a uomo, cambiando marcature, cambiando giocatori. E facciamo sempre i soliti errori, cioè l'avversario arriva prima oppure la colpisce prima lui. Mirelli, Manfredo, sei posto. Sono posto io, grazie. Se non ci sono altre domande, il mister. No, sul primo gol, francamente, non so se mi sbaglio, ma mi è sembrato anche un errore di presa da parte di del portiere. Ma è difficile comunque tenerla, è chiaro che la respinta lì vicino, ma comunque... Nel momento in cui calcia, cioè, la difesa deve cercare di proteggere il proprio portiere, invece sono arrivati prima loro. Queste cose qua di attenzione che abbiamo la percezione del pericolo pari a zero, perché tu non puoi non avere paura nel momento in cui calciano di proteggere il tuo portiere, devi assolutamente occuparti di quella roba lì. Invece non facciamo fatica su queste cose qua, ma non è mica la prima volta che te lo diciamo, è parecchio. Dalla prima giornata contro il Legnano, se vi ricordate,
io mi ricordo bene, e stiamo cercando di analizzare bene tutte queste robe qua, e ho capito che paghiamo in centimetri perché comunque non è una squadra strutturata, perché loro avevano 1,92 carini, 1,91, c'erano giocatori trainotti, bravo di testa, noi ho cercato di mettere dentro l'agli per avere un po' più di fisicità, soprattutto appunto nei colpi di testa, però non Morosini, Gaia, però per il momento non riusciamo a tirarci fuori da queste situazioni di calcio da fermo. Ci sono momenti però particolari che stanno queste da pure colonne di un ecco recente, tipo Serie che ha forse fatto una partita francamente a tratti imbarazzanti. Così come Battistini sta faticando a calarsi nel ruolo di vice Mazzorati. No, sì, Mazzorati ovviamente è un'altra carriera, un'altra personalità. Perdere Lino in queste ultime due partite, sì, si è visto che abbiamo perso un po' di sicurezza, però voglio dire, sono giocatori seri come Battistini che hanno fatto la categoria, anche la categoria superiore, cioè abbiamo bisogno soprattutto del loro aiuto e in questo momento qua ne abbiamo bisogno come il pane. La cosa che mi dispiace un po' è che è già un mese passa che parliamo queste cose qua, ti ripeto, l'unica cosa che mi dà fastidio è quella che ho cominciato a parlare del fatto che non eravamo secondi o terzi, invece che eravamo quinti, e quella roba lì è stata... Io non riesco a capire, comunque vabbè, ci può stare che uno pretenda di più, però mollare in questa maniera qua, cioè, non è che ci fa solo del male, quindi dobbiamo reagire, cioè, perché ci si aspetta di più, ho capito, però non è che questa cosa, non ho capito veramente l'atteggiamento nel momento in cui siamo in difficoltà, peggioriamo. Invece di reagire. Stanno qua che ha mantenuto completamente la sicurezza. Sì, facciamo paura di giocarla anche. È palese, si vede. No, cioè. È brutto, è che se fosse l'ultima in classifica dice sì, vabbè, se stanno facendo addosso, siamo partiti da tanto distante per arrivare a. Ma sembrano tutti visti. Letti con gli occhi di uno che guarda la partita e che non fa il tecnico come lei o non è un direttore. Ma tu dici che poi uguali direttamente parlando, cioè non c'è quello che deborda e gli altri. Sì, adesso su questa partita sono d'accordo, su quelle precedenti no. Nel momento in cui c'era da fare gioco c'è sempre stato fatto. Non mi parlo di tutti i caratteri del volo. Sì, adesso, come ti ho detto, nel momento in cui ti aspetti la partita della vita a livello caratteriale non avviene, perché comunque non siamo arrivati prima sui palloni e nel momento in cui fai fallo lo fai sempre da dietro, nel momento in cui è arrivato comunque prima lui. Guarda, quindi noi tutti qua eravamo la stessa postazione che abbiamo commentato le fasi della partita. Cioè, in questa partita qui, se uno vuole... cioè di sollevare le sorti di un gioco contento, e questo è il momento di farlo, cioè, non devi demandare a loro, solo che si è visto subito sulla partenza che non c'era la condizione, al di là magari anche sì, no, non è stata una partita così scarica come questa rispetto a tutte le altre volte. Adesso hai l'occasione perché devi andare a riconquistarti della gente la prossima settimana a casa tua, e lì ci vogliono vedere lottare su tutti i palloni, e lì bisogna tirare fuori gli attributi, come ci dicono, è lì che dobbiamo far vedere, perché sennò fai fatica, indipendentemente che ci sono io o c'è un altro, abbiamo l'occasione e lì bisogna mettere tutto, non è che abbiamo i primi, qual è la migliore occasione, così è, non puoi fare altrimenti. Se abbiamo un carattere, visto che non siamo riusciti a, io ti posso dare l'attenuante della pesantezza di testa della settimana, perché ci può stare, però sono sempre i soliti alibi che lasciano il tempo che trovano e
bisogna cercare di reagire, le parole ormai sono finite. Mi ricordo di un allenatore che c'è stato lei con l'Italia dei Basi, si chiamava Tita Rota, che è più morto. L'ho avuto. Tita Rota, Tita l'ho avuto vicino. Abitava vicino a casa mia, diceva la pesantezza di testa, ma quelli che si devono alzare quando a lavorare fanno i turni alla Breda o alla Fata. Certo, no, no, infatti, però voglio dirti, poi la domenica la lucidità ci deve essere, perché comunque certo. Quando fai tutte quelle ore di lavoro lì, mio padre ha fatto il muratore, non è che si è grattato, e sabato domenica era, non sabato perché lavorava il sabato, la domenica era distrutto. La domenica devi essere lucido. Sono d'accordo con quello che hai detto tu, però c'è il fondo della settimana, devi essere lucido, non devi essere stanco. Però sono tutti alibi, ti ho detto, indipendentemente, domenica dobbiamo volare in giro per il campo. Indipendentemente sarà una gara facile. Indipendentemente da chi dice cosa devi fare e cosa non devi fare. Parlavamo prima con il suo OBS e con il suo allenatore. Ci si aspettava, fermo restando che lei ha fatto una partita molto positiva, va detto però che fra quelli dai quali ci si attendeva di più, cioè i giocatori più anziani, lei è stato l'unico sostanzialmente. Che cosa succede in questa squadra? Perché i tifosi, 130 oggi al seguito, si stanno domandando come fa una squadra di questi valori tecnici e con giocatori di grande esperienza, come ci sono, a intimorirsi, a dare prova di basso carattere dopo una settimana per quanto difficile sia stata. Cosa succede? Lei che è un esperto, cioè nel senso, calcio. Se lo sapessi fino in fondo, prendere i ragazzi e di dare la soluzione in modo da poter perlomeno in questo momento, devo dirlo, pareggiare una partita, portare un punto a casa e comunque mostrare qualcosa in più. Purtroppo quello che salta all'occhio è che nelle ultime partite abbiamo, al di là del, magari degli errori che si possono commettere, abbiamo sempre preso dei gol per mancanza di attenzione. E dalla Serie A, penso alla terza categoria, se ti manca anche solo lo 0,1% di attenzione, prendi gol. Noi, evidentemente, si può anche dire che magari uno sente che sta dando il 101%, però si deve rendere conto che in questo momento non basta, perché bisogna metterci qualcosa in più. Non manca la voglia, sicuramente, perché questa settimana ci siamo allenati tutta la settimana, due volte al giorno. Mi siete state frastornate per questo? No, no, assolutamente. No. Non bisogna farlo sempre volte, perché ci devi mettere la faccia, perché sei tu il responsabile. Comunque c'è un allenatore, c'è un direttore, c'è quello che volete. Tanto poi in campo andiamo noi. Io voglio essere chiaro, quando parlo della squadra, io sono il primo che mi metto in mezzo. E bisogna metterci la faccia e bisogna prendersi le proprie responsabilità. Mi fa piacere che mi dici che sono uno dei pochi, magari che oggi. È l'unico. Va bene. Mi fa piacere che mi dici questo, ma a me non basta perché. Ho perso 3-0 quando era il momento di fare perlomeno una prestazione diversa. Sono distrutto perché è un qualcosa che purtroppo ci sono già passato, non ho vinto solo campionati, ho fatto chissà che, sono retrocesso due volte, ho vissuto momenti come questo. Forse qualcuno che non ha vissuto non sa che cosa ci si aspetta dopo, io lo so. E devi avere solo il coraggio di venire fuori. Tu personalmente, prima di tutto. Cioè tu devi fare un esame di coscienza. Ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza e tirare fuori. Non basta. Sì, dai, mi impegno. Non basta. Evidentemente non basta, perché se bastava non eravamo qui a parlare di questa partita qua. Quindi l'unica cosa che si può fare è guardarsi dentro, andare al campo, cercare di trovare in ognuno di noi
dov'è che stiamo sbagliando, dov'è che non sto, dov'è che non sto facendo il massimo. Allora forse solo così, se ognuno lo fa, perché siamo in 25, 27, siamo in 27, se lo fanno in 26 non basta, bisogna farlo in 27. E prima lo capiamo e prima riusciamo a uscire, perché le partite passano, il tempo passano, i tifosi si stancano, perché è bello quando ti fanno i cuori, quando vinci, quando ti chiamano sotto la curva, ti applaudono. Molta pazienza, bisogna ringraziarli, perché oggi hanno cantato e ci hanno incitato comunque per tutta la partita. Cosa gli vuoi dire? Devi solo chiedere scusa e tirarti sulle mani. Io purtroppo devo fare delle domande. Assolutamente sì. Nello spogliatoio, Zironelli come allenatore, come hai visto? Ma io ho grande stima in lui. Secondo me c'è bisogno di uno come lui nel calcio. Io, se quest'anno sono nel Lecco, e anche perché c'è Zironelli, perché lo conosco, perché so prima di tutto che tipo di persona è, e seconda cosa che allenatore è. Io parlo personalmente, io non sono nella testa dei ragazzi, ma comunque ci parlo e ci sto insieme praticamente tutti i giorni. Penso che nessuno abbia dei problemi con me, con l'allenatore. Cioè, almeno me lo auguro, perché se noi e te sappiamo le stesse cose, mi sembra strano. Di non sapere queste cose qua, ma per me non è così, cioè non c'è nessuno che rema contro l'allenatore, non c'è nessuno che rema contro la proprietà, non c'è nessuno che rema contro il direttore. In questo momento ci stiamo remando contro e non ce ne stiamo rendendo conto, ed è un peccato, perché cioè non c'è cosa più bella che giocare a calcio, cioè di fare il lavoro che ami e lo butti via perché non sei attento. Non so, cioè per me è assurdo, cioè. Ti ripeto, parlo per primo, certo, e poi di tutti gli altri. Grazie per essere qui. Matteo, ormai. Sì, vai. No, sono d'accordo con quello che dici, Simone, cioè che è un problema non tanto dell'avversario, non tanto della partita giocata contro gli altri, è un problema dell'eco, dei giocatori che giocano nell'eco in questo momento. Perché se vogliamo fare un punto sulla partita di oggi, dentro le solite cose che dovrebbero essere sulla partita della svolta, il cambiamento, purtroppo non lo è stata. Noi abbiamo preso tre gol da una squadra che secondo me è inconsistente. Cioè in questa squadra, il Trento, sinceramente tutto rispetto, tecnicamente è stata una squadra non di grande forza, ma di mancanza di un tipo di persone. Mi ha impressionato la vostra mancanza di capacità di giocare per esempio in una maniera semplice. Spesso cerchiamo, e non è riferito a te o altro, ma in generale, cerchiamo delle cose difficili quando nel calcio paga la semplicità. Se non siamo riusciti ad arrivare a questo maledetto punto, o a destra o a sinistra, e abbiamo avuto a preso dei palloni, non dico che abbiamo creato qualsiasi cosa, però se vogliamo arrivare in porta con un pareggio, con uno due, soprattutto quando ti manca la capacità anche di l'autostima, no? O magari sono dei momenti in cui ci sono giù di volare, poi sembra che per forza vincere una partita solo scoppia il mondo e quindi. Però e questo è, sono d'accordo con quello che dice, è proprio il fatto che all'interno della squadra si deve trovare la chiave di volta, perché se non devi dire le solite frasi fatte, queste cose, sono tutte cose che si dicono, si scrivono, le scriviamo, ma alla fine non cambia la vita se non cambia la squadra. Voglio partire dalla frase che hai detto, cioè che il Trento non ti è sembrato tecnicamente così. Cioè non una roba da 3-0. Ok. In questo momento il Trento, rispetto all'Ecco, è primo in classifica. Sì, sì. Come lo devono essere tutte le altre. Perché contro il Padova abbiamo fatto una prestazione incredibile? Perché? Perché contro il Trento non la puoi fare? I giocatori sono quelli. Però evidentemente, tornando al discorso di prima, ti manca una sicurezza, qualcosa che hai perso, però devi ritrovare, perché cioè, possiamo parlare del fraseggio, del gioco, del cross, del tiro, possiamo parlare di quello che vogliamo, ma se tanto non c'è quell'altra cosa prima, che dobbiamo trovare, perché solo con quello usciamo fuori. Cioè,
se non hai quello no. Puoi giocare contro una serie D, puoi giocare contro una squadra di un'altra categoria, vinci. E nessuno ci ha chiesto di vincere, cioè nessuno oggi ci ha chiesto, ragazzi adesso dovete andare in campo e dovete vincere. Nessuno ce l'ha chiesto, nessuno ci sta mettendo le pressioni. Non sono noi, forse evidentemente ce le mettiamo noi da soli, noi pensiamo che bisogna vincere a tutti i costi. Ma non è così. Bisogna fare il massimo per portare il massimo. Se vinciamo, bene, se non vinci non devi perdere. In questo momento se non vinci non devi perdere, perché devi stare attento, perché ti devono calciare 100 volte in porta e tu devi fare 0 tiri in porta, ma la partita finisce 0-0. Allora lì vuol dire che è cambiato qualcosa. Fin quando non vedremo questo, secondo me è difficile. Sì, perché questa è una partita anche da vincere, magari rubando, tra virgolette, a 3 minuti dalla fine con un tiro rimbalzato sulla schiena di qualcuno. Sarebbe stato importantissimo, purtroppo così non è. Sono posto. Matteo. Simone, sembra che sul gol di Galuppini sia scesa la Serranda con il 3-2. Anche Pissardo si è vista qualche insicurezza, indubbiamente aleggia, l'insicurezza si percepisce in campo, onestamente. E diceva dei più volitivi, sicuramente tu, ma anche Lora che è entrato, corso a destra, a sinistra, Galli si è dannato l'anima e via dicendo. Non è questione di singoli, è evidente. Anche i giovani, rispetto all'esuberanza che avevano prima, adesso tendono ad avere un po' il braccino, mi dà questa idea, al di là di Tordini che poi non sta neanche così bene. Guarda, ti dico, è vero, abbiamo accusato tanto quel colpo lì di Galuppini, del gol del 3-2, ma non vuol dire niente, cioè, e la vita va avanti. Quante partite ci sono? Dai. Quello è il problema nostro, cioè ci siamo soffermati lì, non lo so, io personalmente non mi sono fermato lì, perché cioè il calcio ti dà l'opportunità di essere il più scarso e il più insultato la domenica prima e quella dopo fare una prestazione incredibile e dire però come giocatore, cioè, tutti si dimenticano di quello che è successo, come ci si dimentica della prestazione col Padova o di altre prestazioni che abbiamo fatto prima, cioè via. Abbiamo perso con Renate perché Galuppini ha fatto 3 gol, perché tutto quello che... Va bene, basta, bisogna metterla via. Noi non riusciamo a mettere via quella, non riusciamo a mettere via quella dopo ancora e quella dopo ancora. Allora c'è un problema. Questo problema, ripeto, sapessi la soluzione non saremmo qua a parlare, perché l'avrei subito detta ai miei compagni. Purtroppo non la so, è l'unica cosa che mi hanno sempre insegnato quando mi sono ritrovato in queste situazioni, è stato prenditi le tue responsabilità, evidentemente non sto facendo abbastanza. Pensi di fare abbastanza? Evidentemente non è così, devi trovare qualcos'altro in più. Questa è l'unica cosa che mi hanno sempre insegnato e che ho imparato giocando. Davide, Zellerbue, Lenco Femme, ci sei? Eccoci qua, sì. Buonasera Simone, io volevo chiedere, dato che sei un po' il motore del gioco offensivo di questo Lecco, come ti senti tu a livello, ma veramente fisicamente, atletico in questo momento, e quanto pensi di poter dare al momento a questa squadra? Io fisicamente, fortunatamente, sto bene, non ho tipo di problema e lavoro per non averli e cercare di arrivare alla partita stando il meglio possibile. Cosa penso di poter dare? Spero di poter dare sempre di più, perché ripeto ancora una volta, non basta, cioè grazie, sì, mi sono dannato l'anima, bravo, forse l'unico, sì, ma mi entra da una parte e mi esce dall'altra. Oggi ho perso 3-0, quello che conta, e ho perso male, quindi sicuramente una prestazione del genere, magari una prestazione diversa da parte della squadra, voi avreste detto Madonna quanto sta bene Iguolano. Evidentemente e capita sempre così, quando tutti non girano
non è che uno spicca fuori, no, tutti non girano, punto, così. Ti assicuro che sto bene fisicamente.